Calcio presentano Claudia Mercurio e Massimo Caputi. Senti un po', pochi ma incisivi. Enzo Marino Band. Ciao Enzo. Massimo, il bello del calcio chi è? Siamo noi, Enzo Marino Band, il nostro pubblico, il nostro parterre, i nostri sponsor, i nostri tifosi, ma soprattutto il Napoli. Napoli tre che punti viene, importantissimi. Tre punti importantissimi, anche sofferti, se vogliamo, soprattutto per il finale, ma tre punti che indicano nel Napoli una delle squadre al momento migliori del nostro campionato. Io poi credo che il dibattito, che sarà molto acceso come sempre, verterà un po' su questo, perché al di là di quello che dice Gattuso... Ci può parlare? Cioè, che posso, Gattuso posso deve dire... fare il Gattuso, come Mourinho faceva Mourinho. Noi facciamo quello che dobbiamo fare, cioè gli opinionisti, i commenti, e per me, lo ribadisco, il Napoli è una squadra che deve lottare per lo scudetto. Ecco. Quindi si può dire scudetto? In questo studio si può dire scudetto? Io lo dico, spero che non si offenda Gattuso. No, l'hanno detto molti di loro, tra cui Sebino Nela. Buonasera. Buonasera. Ciao Sebino. È stato venerdì scorso, giochiamo d'anticipo ed è ritornato qui per la prima volta al bello del calcio. Sono all'esordio, quindi mettetemi a mio agio. Certo, attenzione. Hai esperienza. Roberto Rambaudi. Buonasera, buonasera a tutti. E beh, Ciccio Marolda. Ciao. Il maestro. Il maestro Ciccio Marolda. Il maestro Adriano Bacconi. Buonasera Adriano. Federico Monga e Massimo D'Alessandro. Buonasera. Salutiamo naturalmente tutti i nostri sponsor, partendo da Neafit, il dimagrimento in relax, Galleria Leone, poi vado subito da Saggi Fin Finanziamenti, Giuseppe Sagginario, buonasera. Eccolo che lo vediamo inquadrato, ma subito dopo non posso non presentare Fabiana, che stasera riceverà tante telefonate naturalmente. Eccola. Continua la nostra carrellata sui sponsor, c'è ancora Alessandro Sagginaro e poi Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Buonasera Giuseppe, buonasera Monica. Dall'altra parte, non è ancora finito, me ne fai altre due note così salutiamo anche dall'altra parte i nostri sponsor. Ecco. Allora, CL Spedizioni Internazionali, Gennaro Ciotano, buonasera. Poi, GLG Group, Gennaro Lagatta e Marta, cambia la bolletta.it, Rita Energas. Ragazzi, ci mettiamo più tempo a presentare tutti i nostri sponsor. Vabbè, meglio così, che a fare la significa che sono tanti e soprattutto la squadra è completa, diciamo. Ecco, guarda lì chi c'è, Gennaro Arpaia, buonasera. Gennaro. Buonasera a tutti. Massimo diceva, per lui il Napoli è da scudetto. Allora Massimo, se permetti, lo chiediamo anche a tutti come quelli no, che stasera ci seguiranno da casa. Potete come farlo votando il nostro sondaggio direttamente dalla nostra app. Guarda, se la regia ci aiuta ti faccio quindi vedere. Quindi devono scaricare l'app, scaricare del, bello l'app del il bello del calcio official, e questa è la nostra home. Trovate sia il bannerino giallo, clicca per guardare la diretta, e ovviamente la slide del sondaggio. Entrate lì e rispondete. Dopo sette partite, dopo le prime sette partite di questo campionato, per voi il Napoli è da scudetto, fatecelo sapere, ovviamente ne parleremo durante tutta la trasmissione, alla fine capiremo anche qual è il responso dei nostri tifosi, che possono scriverci anche sulla nostra pagina Facebook, il bello del calcio show, canale 21. Ovviamente guardateci in TV per tutto il resto della puntata, scrivete il sondaggio e interagite con noi. Io vado da cambialabolletta.it, tanti argomenti. Vabbè, cominciamo dalla partita, no? Perché poi la partita... Sì, è... però abbiamo anche delle dichiarazioni... un po' polemiche anche di Gattuso, ed sì, inevitabilmente sì, ne dovremo parlare qui in studio. Assolutamente sì, perché poi si parla insomma se questo Napoli è o meno da scudetto, se deve giocare col 4-3-3, col 4-2-3-1, ma io credo che l'indifferenza è la cosa peggiore, quando se ne parla vuol dire che c'è interesse. Assolutamente, parleremo di questo e di tante altre cose, pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, 30 secondi, sempre qui al Bello del Calcio, canale 21, non cambiate canale. Bravi! Ma ritmo, che band, che ritmo, che energia, una grande energia, devo dire. Allora parliamo subito, Massimo, della partita, di quello sì, che è accaduto, no, tre punti entriamo importantissimi vivo, sì, al fine della classifica, però non sono mancate la vena polemica. Vabbè, diciamo un po' di polemiche. Che
Gattuso, chiamiamola simpatica vena polemica, alla fine della partita insomma ha rilasciato delle dichiarazioni, quindi introduciamo il nostro argomento sulla partita e sul Napoli proprio partendo da questo. Le vediamo insieme e poi le commentiamo. Troppe polemiche, troppe robe. Adesso io sono soddisfatto di tutto quello che stiamo facendo. Dopo, sicuramente l'andazzo che sto sentendo ultimamente, specialmente a Napoli, a me non mi piace per nulla. Cioè? Troppe polemiche, troppe maestri. Ognuno deve fare il suo. Senza girarci troppo intorno, ci identifichiamo in pieno in quei maestri del pallone che disturbano il sonno e le vittorie di Gattuso. Ci capita di parlare spesso del Napoli quando vince ma non convince e di bestemmiare pronunciando la parola scudetto, proprio noi che viviamo nella capitale della superstizione. Probabilmente qualcosina di calcio riusciamo ancora a masticare, tanto più che siamo in buona compagnia perché quasi tutta l'Italia pallonara pronostica gli azzurri come potenziali pretendenti alla vittoria finale. Non per questo ci definiamo maestri o filosofi della materia, forse esperti di un argomento che non richiede alcun titolo eccelso di studio. Al massimo ci sentiamo liberi di poter esprimere considerazioni e approfondimenti, come nel caso di questa sera. Ascolteremo gli iscritti al partito del vincere è l'unica cosa che conta e quelli che non considerano un semplice optional il bel gioco, viste le potenzialità della squadra. Ci saranno sempre quelli convinti che il 4-3-3 resti l'abito migliore da far indossare alla squadra e quelli fedeli alla teoria del 4-2-3-1 come modulo ideale sul quale insistere. Una cosa è certa, il Napoli ha un organico forte e la classifica che si merita, al netto del robusto credito che ancora vanta dalla giustizia sportiva. Può e deve migliorare, questo non vuol dire illudere i tifosi o essere poco seri. Se ne parliamo è perché la piazza vuole ambire ad un traguardo e coltivare un sogno. Mister Gattuso, perché non ci svela quale obiettivo ha in mente per il suo e per il nostro Napoli? Direttamente da Ciccio Marolda e poi dopo combinato, Ciccio, la discussione cioè, un po' a tutti. È successo qualcosa che io mi sono perso. No, non è successo niente, noi parliamo sempre, no? Discutiamo sempre di calcio, del Napoli, di Gattuso, di moduli. 4-3-3 che tu preferisci forse o hai preferito? No, o ma bisogna adesso mettiamo le cose in chiaro. Intanto la partita vuoi sapere? Vuoi partire dalla partita? Parti dalla partita, parti da dove vuoi. Io mi sono emozionato. Veramente mi sono emozionato ieri. Non riuscivo a stare davanti alla TV e penso che sia una delle tre partite che più mi hanno emozionato in tanti anni. La prima ricordo era del 1970 Italia-Germania, la seconda del sempre in Messico dell'86 Argentina-Inghilterra e la terza questa qua. Quindi in questo mio podio ideale, no? C'erano Valcareggi, Carlos Bilardo e Gattuso. Poi all'improvviso mi sono svegliato e ho capito che non era vero niente e che Napoli-Bologna era stata solo una partita tra due squadre che si erano messe a specchio, come si dice, e che il Napoli, avendo una qualità migliore, doveva per forza andare avanti. Nonostante questo, il Napoli ha sofferto nel finale e questo non ci sta, perché quella è una partita che il Napoli deve chiudere. Per quanto riguarda Gattuso, lo voglio fare breve. Gattuso è un signor allenatore, è una persona per bene, è uno che mi sta molto simpatico. È calabrese, è capatosta, vabbè, ma non fa niente, questo ognuno c'ha il carattere suo. Però come direbbe Renzi, come disse Renzi a Letta, deve stare sereno Gattuso. È così, però no. Lo so, però così gli ha portato però male. Esatto, l'ha fatto una bella fine. È finita male. Vabbè, è un'interpretazione maliziosa la vostra, però. Vabbè, comunque, deve stare sereno perché? Perché quello che si è detto anche in questa trasmissione, venerdì e nelle altre trasmissioni, non è che il 4-3-3 lo fai e vinci. No, il 4-3-3 è una di quelle soluzioni tattiche che possono essere importanti in partite che non riesci a sbloccare col 4-2-3-1 contro squadre che si chiudono. È tutto qua. Se possiamo esprimere ancora un giudizio libero, questo lo dico. Certo, ma poi tra parentesi, io ricordo questo lunedì, perché chiaramente venerdì c'è stata un'altra puntata. Quindi, il carico da 90. Esatto, gli hai dato il carico, come si dice. Ma lunedì scorso, dove venivamo dalla sconfitta con il Sassuolo, diciamo c'era una parte di noi
che diceva, beh, in effetti un brutto passo falso, e si era cambiato un po', diciamo, il giudizio, no, su questo Napoli, e una parte che invece diceva, no, voglio dire, non è che possiamo dire che il Napoli prima era buono e adesso non è buono più. C'è, diciamo, una crescita, un percorso, perché mi sembra che non è che le altre stiano, diciamo, che dove tutto funziona. Quindi no, però adesso... No, io non sono molto d'accordo. Cioè, vedendo il vissuto di questa squadra e la settimana scorsa, per me la gestione del gruppo e della partita è stato importantissimo, mi piace come gestisce. Poi sul 4-2-3-1, 4-3-3, lasciamo perdere, abbiamo detto lunedì, abbiamo parlato per giovedì noi del 4-3-3, e poi 4-2-3-1 ci sono stati dibattiti in studio da parecchi mesi sul fatto che per me si poteva giocare 4-2-3-1 supportando i quattro giocatori d'attacco, e così è stato, prendendo poi Bakayoko. Al di fuori di questo, mi è piaciuta la gestione in assoluto, lo sposo al 300% e l'ha vinta dopo una partita difficile da affrontare, la squadra come il Bologna, perché ti mette in difficoltà lasciandoli a profondità, dopo la prestazione di Corrieca. Lui sa cosa ha in mano, sa che tipi di giocatori ha in mano, che ha bisogno che sempre stiano attenti sul pezzo. La scelta di mandare in tribuna Mario Rui e Ghoulam, questo è stato un segnale importantissimo per me, per il gruppo. È anche un sintomo di coerenza da parte di Gattuso, che ha fatto anche altre cose. A me piacciono gli allenatori che agiscono così, perché anch'io agirei così. E poi sulla partita l'ha impostata cercando, come ho detto in altre puntate, la vera forza di questa squadra è diventata la fase difensiva. La fase difensiva evidenzia poi le qualità offensive nell'uno contro uno, nel tra le linee, palla laterale, tutte le situazioni che ci sono individuali, perché c'è qualità, però i quattro, i due davanti, è un'altra squadra a confronto l'anno scorso, e lui l'ha impostata, Massimo, su quello. Dimmi. Io però, prima di andare da Sibino, voglio far vedere quello che è successo venerdì, giochiamo d'anticipo, sì. Di cosa abbiamo parlato, perché abbiamo un po' di dichiarazioni, sì, abbiamo anche noi il VAR. Ecco, guardate. Osimhen può giocare soltanto così. Non è che Osimhen, ma ecco, io questo ti chiedo, Ciccio, Osimhen. Quindi può giocare solo, per lui nella sua mente, però può giocare solo così? Osimhen ha questa grande dote, che è la velocità, il controllo della palla e la difesa, più che il controllo della palla in velocità. Come vogliamo dire, è un contropiedista, vabbè, è un contropiedista, ma si può giocare in contropiede soltanto con 4-2-3-1. Tu giochi in contropiede quando all'altra squadra la costringe a darti dello spazio. Se non costringe a dare lo spazio, che ce l'ha a fare Osimhen? Beh, se parliamo di contropiede, basta tornare indietro con Mazzarri. Abbiamo visto è cosa meglio che te lo dica a casa, Osimhen, se devi giocare come hai giocato ieri, tutto addosso alla difesa, e lasci tu 40 metri agli altri per il contropiede. Cioè, se dovessi... Ieri è stata una follia totale. Ieri, per esempio, non c'era Osimhen, tu avresti proposto un altro modulo. Ma se vedi che non va bene contro certe squadre, hai le alternative, hai Petagna, hai Mertens che puoi fare un 4-3-3 più di piccoletti, certo. Hai Petagna per i cross, hai 4-3-3 con tre mediani che danno più ordine, e più copertura alla difesa e più sicurezza alla difesa. Ma perché giocare a 4-2-3-1? Signor Gattuso, la invito a riflettere, per favore. Lei è una persona... Questa preghiera mi piace. È una persona per bene, è un lavoratore. Ma non ci faccia soffrire così, per favore. Sempre in maniera poco diplomatica, ti chiedono, Raffaele Negri in particolare, dacci il tuo Napoli ideale, 4-2-3-1 o 4-3-3, insomma, scegli il tuo 11 ideale che lanceresti oggi in campo. Non lo so, io non li conosco questi ragazzi, non li conosco personalmente, ci devi parlare poi con i giocatori, non è così facile come ci mettiamo qua un pezzo di carta e una penna e ognuno di noi può scrivere il proprio sistema di gioco, non è questo. Non lo so, io mi sono appassionato da moltissimi anni al 4-2-3-1 per esempio, ma non è solo quello, il 4-3-3 mi piace uguale, si vince in tutte le maniere, siamo stati campioni del mondo giocando il peggior calcio del mondo nel 2006 con Lippi, voglio dire, quindi nel calcio vai a dire si vince, Vagliela a dire a Lippi. Io l'ho già detto. Si vince in molti modi, voglio dire, non è quello, vuoi fare spettacolo e vincere, va bene, ok, le caratteristiche poi sono da tenere conto, per risponderti 4-3-3. Beh, qui mi sembra che veramente sia proprio una questione molto, diciamo, filosofica, però no? Di pensiero. Però sul 4-3-3 bisogna essere onesti. Con Gattuso, quando è arrivato, ha optato per il 4-3-3, questa squadra non aveva equilibrio.
sono andati a prendere Demme davanti alla difesa proprio per l'equilibrio, e non aveva equilibrio lo stesso, perché si creava poco e dietro si subivano anche azioni al gol. Quindi lui ha dovuto poi fare delle scelte per trovare questo equilibrio, e l'ha trovato con i quattro difensori. Poi i numeri lasciano il tempo che trovano, certo. Perché il ruolo te lo dà la posizione del campo, non te lo dà il ruolo. E dice, oh, fammi l'ala destra e tu sei l'ala destra. No, perché se io taglio in mezzo divento trequartista in quel momento. Quindi è la posizione che mi determina il ruolo. Io credo che lui ha trovato l'equilibrio giusto. La miglior difesa nel nostro campionato è il Napoli. Nel senso, come ha subito 7 gol, che poi in realtà no, sono 4. Sono 4 e 2 l'ha subito. Di tavolino, che esatto. Cioè, no, appunto, dico, ha segnato quasi più tavolino da solo. Tavolino, ha segnato tavolino più una partita che tutti gli altri. No, ha fatto 6 gol a Verona, 3 gol a Verona e 3 gol a Torino. Quindi, io credo che lui fa delle analisi, secondo me, giuste su quello che vede. Poi è normale che dovrà trovare il miglior mezzo. Sentiamo anche gli altri. No, Roberto, non puoi monopolizzare. Meglio che vince, no? Meglio che vince. Adesso come gioca Mario bene. Perché sei arrabbiato? Perché Nel ha detto che nel 2006 è stato il peggior mondiale di tutti. E Gattuso è stato un protagonista assoluto di quel mondiale. Qualcuno può dire il contrario? Non credo che qualcuno possa dire il contrario. Io posso dire che abbiamo fatto 6 partite perfette nel 2006. Senza contare gli avversari che siamo andati ad incontrare che erano turno in turno. Insomma, Germania. È stato un mondiale così. Francia. Detto questo, a me non appassiona molto il numero. Sono sincero, neanche a me. Un grande allenatore, Lucescu, Shakhtar Donetsk, anni fa, insieme all'Arsenal, forse giocava il calcio migliore d'Europa, in assoluto. Quando gli hanno chiesto di questo famoso 4-2-3-1, perché loro giocavano così, rispose, guardate, questa è la più grande stupidaggine del mondo. Fischia l'arbitro, comincia la partita, si vede subito anche gli avversari cosa vogliono fare, cosa sono capaci di fare, e i miei giocatori si mettono a disposizione di volta in volta e trovano loro le posizioni. Quindi i sistemi di gioco, via. Una cosa, voglio cominciare da qua. Figurati a quelli che gli stanno antipatici, ha detto, mi sta pure simpatico, pensa agli antipatici, Ciccio, sì, com'è. Poi voglio come dire, io credo una sì, cosa, no, che gli allenatori quando parlano vanno presi sempre con le molle. Sì, perché dicono... Ma è, no, chiaro, cioè, dire due... ma è chiaro. Oggi mi stimola un casino. Parla di Lucescu, cioè, ho lavorato 8 anni con Lucescu, per cui benissimo. Io ho cominciato a lavorare con Lucescu nel 1990. I sistemi di gioco come sono espressi oggi, 4-4-2, eccetera, non esistevano. C'era 4-4-2 di Sacchi, ma non esistevano i sistemi di gioco. Lui è arrivato in Italia e giocava con libero, due marcatori, il tornante, il... Era ancora quello il calcio di Lucescu, certo. Ok? Però è vero che nel suo calcio c'era un concetto di dinamismo delle posizioni in campo. Non di ruoli proprio... Che andava al di là, delle posizioni, ok? Secondo me ci sono due concetti che sono determinanti nella valutazione tattica di una squadra e che vanno forse anche al di là del sistema di gioco. Il sistema di gioco aiuta a trovare questi due parametri, che sono... l'occupazione del campo rispetto all'avversario, certo. Ad esempio contro il Bologna per me ha fatto 70 minuti dove ha dominato l'avversario, al di là di che ha giocato bene, male, dominato l'avversario come posizionamento in campo, li ha compressi, non li ha mai fatti uscire da lì. Il secondo sono le dinamiche, specialmente tra gli esterni, che cambiano, ad esempio contro il Bologna, se stiamo su questa partita, è vero che ha giocato col solito 4-2-3-1, ma Insigne ha fatto praticamente il doppio terzino, perché stava appiccicato in pratica a Isai, per avevano paura, giustamente, di Orsolini. Certo. Mentre Lozano, dalla parte opposta, stava alto. Tanto che il Napoli ha costruito quasi tutte le azioni recuperando a sinistra e cambiando gioco a destra. Queste sono le strategie che se poi te lo vai a vedere statico, senza conoscere la storia, dici, cavolo, giocavano col 4-3-3. Certo. Insigne faceva il centrocampista, Lozano era sulla linea dei due attaccanti. Per cui non si può ragionare in astratto sul modulo di gioco, ma sulle strategie di gara. Certo. Allora, voglio chiedere al direttore posso Monga. Interpretare per finire solo le dichiarazioni di Gattuso? Sì. È chiaro che non ce l'ha nessuno, non ce l'ha con noi, non ce l'ha con gli opinionisti, non ce l'ha nessuno. Uno che si permette di mandare in tribuna due giocatori, il messaggio è
signori, piedi per terra, lo sa perfettamente anche lui che può vincere questo campionato. Giustamente, è una comunicazione, è una buonissima comunicazione, se vogliamo dirla tutta. Si è caricato sempre le sue responsabilità, lo sta facendo anche adesso. Adesso, se ci sono problemi, prendetevela con me. Ha sempre fatto così. Esatto, e soprattutto diciamo che in una città così come dire, attaccata, no? È ovvio che se oggi tu parli di scudetto, se lo dice lui. No, certo. Però voglio chiederti, Federico, cioè, allora, la partita di Bologna, che adesso cominciamo a parlarne, per me lui parlano di 70, per me 80 minuti. Io guardavo la partita e dico, ma come fa il Napoli a stare 1-0? No, perché quella è una partita che doveva stare 3-4-0. Però il problema è che ci sono gli ultimi 10 minuti, 5, diciamo, dall'85esimo al 90esimo, dove il Napoli ha subito. No, e soprattutto rischiavi di buttare a monte 80 minuti di dominio. Ecco, il calcio è questo però, Il calcio è abbiamo questo. Abbiamo visto tante di partite dove la però nella crescita del Napoli queste partite vanno chiuse. Sì, no, per carità di Dio. Io voglio dire una cosa. Prego. Sul modulo, non tanto, perché sapete, non sono esperto, non ti so dire, Ciccio, se è meglio il 4-2-3-1, il 4-3-3, non lo so. Non ce n'è uno. Però siccome faccio giornalista, mi piace intrigarmi di capire le cose come possono andare. E da quello che ho capito, nella testa di Gattuso sto 4-2-3-1 non è che è scolpito nella pietra, quindi lui, perché siccome è uomo intelligente, non è che adesso siccome gli hanno detto i moduli lui adesso rimane col suo modulo, certo. Che peraltro appunto è la miglior difesa del campionato, quindi tutto sommato è un modulo non sbagliato. In Italia si sa, certo, che i campionati si vincono soprattutto per i meno gol presi che per i gol fatti. Detto questo, appunto non è scolpito nella pietra. Da quello che ho capito il 4-3-3 potrebbe ritornare. Essenziale è il momento di forma di Zielinski. Se Zielinski torna in grande forma, lui può cominciare soprattutto all'inizio a giocare le partite col 4-3-3. Per poi, se la partita si mette in una determinata maniera, passare invece, ritornare al modulo attuale, perché può mettere le quattro punte. Io questo è quello che ho capito, diciamo, facendo un ma, po' il cronista. Nulla, ecco. poi siete voi scolpino. Siete voi gli esperti che siete maestri. Io mi sentivo l'ultimo dei maestri, noi, così. Noi non abbiamo giocato, certo. Noi non abbiamo giocato niente. Ma Gattuso ce l'ha con loro, maestri. No, ma allora. Poi Gattuso appunto fa il gioco delle parti, non ce la deve avere con nessuno, e per chi l'ha conosciuto sa che comunque, cioè, non è che parla così perché parla nuora, perché suocera intenda, cioè sta parlando no, così ma perché no, ma perché prende anche uomo. In mano un po' la situazione, comunque un uomo di pugno, l'abbiamo visto che anche su di lui le attenzioni. Per i giocatori, certo. Perché noi magari adesso facciamo tanta la trasmissione sul 4-2-3-1, sul 4-3-3, sulla rigazione di Gattuso, i maestri, e magari non andiamo ad indagare su altre cose, ma invece Gattuso noi facciamo anche quello, indaghiamo pure sulle altre cose, per cui D'Alessandro. Adesso poi. Massimo, la tua opinione sulla partita. Allora, scusami Massimo, faccio un passo indietro, passo attraverso le dichiarazioni di Gattuso sullo scudetto, mi sembrano dichiarazioni normalissime, cioè, ma che fanno tutti allenatori? Giustissimo. Scusa, giustissimo. Chi lo vince? Secondo le dichiarazioni nessuno il campionato. Per carità. Perché no, dice no. Nessuno. Scappano dal concetto. Con il dovuto rispetto faccio un passaggio su Ciccio Marolda, su quanto Ciccio ha detto con grandissima ironia, che sempre mi piace, anzi mi sono anche un attimo incantato prima mentre parlavi, perché mi sembrava di leggere uno dei tuoi centinaia di articoli che ho letto, dove c'era sempre una punta d'ironia. Però Ciccio, io ti devo dire la verità. Io e credo un bel po' di anche di tifosi, amici del pubblico che sono qui, pochi e distanziati con mascherina nel pubblico. Io ieri mi sono divertito vedendo il Napoli, perché il Napoli ha vinto, ha dominato a Bologna per 70 minuti. È la cosa più importante. È una squadra, il Napoli. Napoli, guarda, io non sono molto pratico. No, l'emozione me l'ha dato il Bologna con quella unica azione veramente pericolosa che ha fatto nel finale. Però tre occasioni da gol in una. Il Napoli non solo ha fatto un gol, secondo me, splendido, il Napoli ha sfiorato il raddoppio in varie circostanze, rischiando nulla per tutti e 95 minuti, se non in quella circostanza. Ha avuto un torto arbitrale, non so se in scaletta è previsto un passaggio anche sull'arbitro Pasqua, che annulla il gol di Koulibaly per un tocco di mano di Osimhen, ma Osimhen tocca con la mano perché subisce un fallo non rilevato non solo dall'arbitro ma colpevolmente dal VAR. Ma io non sono abile con i numeri, dicevo, perciò me li sono un po' scritti. Il Napoli finora in stagione, io ho la sensazione a volte che
forse c'è troppa stima nei confronti di questa squadra, che peccato che non è iscritta alla Champions League, sennò secondo alcuni poteva arrivare. Ma meglio, vedendo la classifica meglio. Non so che quest'anno fanno perché quelle che fanno la Champions stanno sotto e quelle che fanno l'Europa League stanno avanti. Il Napoli ha giocato finora in stagione 9 partite, ne ha vinte 7, ne ha perse 2. Ha la migliore difesa, l'abbiamo detto più volte. Ha fatto 18 gol, 2 di media a partita, se facciamo il confronto con le altre che dovrebbero contendergli la lotta per lo scudetto, è messo non bene, benissimo. Fa più tiri in media a partita in campionato verso la porta avversaria, 19 tiri, esattamente 6,8 nello specchio della porta, e primo nella speciale classifica. Quindi è una squadra che tenta di offendere molto, è una squadra che oltre a blindarsi, e questo è evidentemente un merito del nuovo sistema di gioco, quindi piaccia o non piaccia, però è merito del 4-2-3-1 che Gattuso ha imposto ai suoi ragazzi, del Napoli non prende più gol, ma prende anche pochi tiri in porta, e primo anche in questa speciale classifica poi, in Italia. Quindi dopo questo, dopo questo è chi se ne frega del Napoli gioca male, ma poi posso dire una cosa, anche perché se si andava a giocare con la partita con la Juventus, molto probabilmente il Napoli stava primo in classifica. Cioè, voglio sfidare uno che comincia a dire che sei primo in classifica, dice no, ma il 4-2-3-1 no, non va bene, bisogna giocare, ma che è? Scusate, l'altra sera io ho tirato fuori questa cosa, ma credo che sia normale perché sta sotto gli occhi di tutti. Tutti gli scudetti, gli ultimi scudetti di fila che ha vinto la Juventus, è perché queste squadre hanno fatto la differenza con chi è arrivato sempre secondo. Roma, Napoli, l'Inter, non mi ricordo neanche, sì, non lo so. Sì, l'anno scorso. E quando la Juve vince 1-0 contro il Bologna, 1-0 contro la Sampdoria, contro il Sassuolo, contro gli questa squadra... hai capito? Perché sì, sì. A me, se il Napoli giocava 20 minuti invece che 70-80 bene col Bologna, andava bene uguale, l'hai vinta la partita, hai fatto il tuo. Poi, domenica prossima vediamo, magari giochiamo meglio, magari rientra qualcuno... Però queste sono le partite da vincere quando vuoi Quindi, competere. Difficile. Quando vuoi competere. Ma per l'amor di Dio, ma sono voglio queste le partite. Sì, poi sì. Perdi lo scontro diretto. Sono d'accordo. Arriverai secondo contro i punti di svantaggio. Ma, questo secondo me, ma queste secondo sono me le partite che contano. È un ulteriore approfondimento che possiamo fare nel corso della trasmissione. Perché diciamo che sia Massimo che te. Puoi mettere 2 voti in più al sondaggio, per loro il Napoli è da scudetto. Ripetiamo un attimo il sondaggio, Massimo. Lo facciamo vedere. Guarda, da scudetto non lo so, no, che ha una qualità straordinaria è fuori dubbio. Allora. Quindi, che in questo campionato è... Però, pure il Sassuolo può vincere quest'anno. Però c'è un però che... Massimo, questa è la nostra home, nel frattempo, esatto, che possono consultare tutti i nostri telespettatori per votare il sondaggio, che vi ricordo è dopo 7 partite per voi questo Napoli è da scudetto o no? Sì, però io non me lo prendo quello, No, il vaffa no, ma ce lo prendiamo anche bonariamente. Allora, io me lo prendo tutto. Adriano, Osimhen è stato... Partiamo dal gol. Esatto, perché è stato decisivo, ma non è stato solo decisivo come giocatore, ma anche l'azione in sé. Sì, l'azione ci fa capire la partita, a mio avviso. Vediamo, non è un'azione casuale, è un'azione dove si capisce come ha giocato il Napoli e la differenza rispetto a come ha giocato anche col Sassuolo. Possiamo partire con questa immagine? Criticavamo Osimhen, criticavano Osimhen, attenzione. L'altra settimana criticavano. Inizia l'azione col portiere, vi ricordate la settimana scorsa abbiamo visto il Sassuolo e il Napoli che rientrava tutto a metà campo, non andava a pressare? Qui ha cambiato strategia, è andato a prenderli al alto. Sì, e questo, perdonami, la differenza di palleggio tra il Bologna e il Sassuolo è come tre giorni e la notte. Bravo, qui voleva arrivare, Quindi Gattuso, andiamo avanti, palla sull'esterno, Osimhen subito, Mertens subito, il portiere butta via la palla. Cosa avrebbe fatto in questa situazione il Sassuolo? Non l'avrebbe buttata. Facile, avrebbe giocato. Palla nel mezzo, sul mediano, l'altro si stacca, giro palla, lato debole. E te rimanevi con 3 giocatori... Gioco di posizione. Rimanevi facilmente sui triangoli che avrebbe fatto il Sassuolo, in inferiorità numerica subito. E loro superiorità numerica, dopo superiorità numerica, ti avrebbero messo in difficoltà. Per cui dico, ci sono partite dove è giusto temporeggiare, e secondo me è chiaro che non viene... Se te stai 70 minuti a aspettare il Sassuolo, è chiaro che non fai una partita spettacolare e non ti emozioni, come Italia-Brasile o Italia-Germania, ok? Però secondo me in certe partite è giusto aspettare. L'Udinese ha aspettato, si è portato a casa lo 0-0. Sugli episodi
il Napoli avrebbe potuto vincere quella partita. No? Gli abbiamo rinfacciato dopo, giusto, dopo il gol, che poteva fare cose diverse. Invece in questa partita, a mio avviso, non so cosa ne pensate voi, era giusto andarle a prendere perché loro non hanno queste geometrie. Soprattutto il portiere non ha queste competenze, butta via il pallone. Beh, anche da questa immagine si vede che l'eventuale giocatore a cui avrebbe dovuto dare la palla sta a centrocampo praticamente. Sì, quindi viene ma non viene, sì, per fare, esatto, la palla. Esatto. E comunque guardate come è già appressato da Fabio. Da Fabio Ruiz, certo. Non c'è uno Andiamo avanti. Supporto. Andiamo avanti, voi intervenite quando volete, andiamo avanti. Rinvio del pallone, ci serve a noi questo rinvio triangoli per vedere dove va a recuperare la palla Manolas. Bravo, marcatura e copertura, no? Giusto, segue Bravo. L'uomo. Marcatura nella tre quarti campo avversaria. Esatto. Baricentro altissimo. Copertura, questa è la linea difensiva del Napoli. Ma anche perché okay, non vuole tenere la distanza di 80 metri tra la prima punta e la linea difensiva. Quindi dal momento che si recupera palla c'è subito lo scarico, sì, davanti. Sì, Osimhen e Mertens, esatto, vanno nella linea di porta avversaria, è chiaro che tutta la squadra deve prendersi delle responsabilità, no? E guardate sull'eventuale punto di caduta della palla chi c'è intorno alla palla. E guardate per un attimo dove è messo il Bologna. Sì, esatto. Tutti sparpagliati, eh? Sì, sì. Ok? Andiamo avanti. Manolas vince il duello aereo e qui vediamo tutta la bravura del tridente offensivo. Vedete com'era già alto Lozano e com'era basso Insigne? Insigne era, ecco, dietro Manolas, sì, sì, arriva ora, per farvi capire le geometrie asimmetriche che si scelgono quando si costruisce una partita, quando si pensa una partita di calcio. L'equilibrio, no? Come? L'equilibrio, la parola è l'equilibrio. L'uno contro uno degli avversari. L'uno contro uno, Dantzville con Lozano è stata forse la chiave più importante della partita. Certo. E una velocità, una forza, una freschezza, questo ragazzo è incredibile, ma bellissimi movimenti da coppia di attacco delle due punte, con Mertens che si allarga e poi boom, vola sul primo palo, si porta, andiamo avanti pure con l'azione, si porta i difensori, sa già che con quel movimento creerà lo spazio alle sue spalle per l'arrivo di Osimhen sul secondo palo. Il cross è perfetto, è un'azione da manuale del calcio. Sì, difensori. Difensori fanno entrambi la stessa scelta, vanno entrambi su Mertens, agevolano naturalmente l'arrivo da dietro. Però è anche vero che il difensore, anche se si fermava, col giocatore in corsa fisico come Osimhen, che gli arriva da dietro, dipende dalla postura del girato verso la porta, sarebbe stato comunque in grande difficoltà. La velocità, e questa non si può neanche considerare un contropiede. Il Bologna è tutto lì. Esatto. Non è un contropiede. Quando si dice che Osimhen gioca in contropiede, gioca in velocità. Che siete d'accordo che non vuol dire giocare in contropiede? Beh, comunque diciamo che la morale, al di là di questa azione che tu ci hai fatto vedere, la morale è che comunque le partite, a seconda degli avversari, un allenatore, in questo caso Gattuso, decide di giocarla in una maniera piuttosto che in un'altra. E forse, per tornare al discorso del 4-2-3-1... Oppure la squadra avversaria ti costringe a giocare in una maniera e quindi, in per tornare anche al discorso che faceva Ciccio Marolda, è che questa squadra può giocare il 4-2-3-1, ma può giocare tranquillamente il 4-3-3, probabilmente... È una squadra che ha la capacità di poter cambiare anche il suo modo di essere. Sì, quello che dico è che si può cambiare anche senza cambiare modulo. Bravo, sì. E poi voglio arrivare a vedere cosa è successo dal 70esimo in poi. Se Marianna mette una slide, la voglio far commentare a Ciccio. No, perché ha fatto lavorare alle 8:20, ha tirato fuori questo argomento, ma ha fatto lavorare dalle 8:20 alle 8:30 prima di venire in onda, per cui io voglio che adesso lui mi dice cosa avrebbe dovuto fare Gattuso. Aspetta, dopo. Allora, così hanno giocato le due squadre, 4-1, 4-1 il Bologna o 4-5-1, sì, non messi così, tutti nella propria metà campo ma obbligati dalla pressione del 4-2-3-1 del Napoli. Poi, 20 minuti alla fine, Mihalovic si sveglia dal torpore e dice proviamo a fare qualcosa, ok? E cambia modulo, si mette a 3 dietro e fa 3-5-2, mettendo Vignato a sinistra che sembra Maradona. Ok, naturalmente lì c'era Lozano che si era fatto 70 minuti in su e in giù, che giocava alto, lo pigliava sempre di ripartenza, non riusciva a tenerlo. La partita è cambiata, il Napoli non ha cambiato. Ecco. È rimasto 4-2-3-1, cambiando gli interpreti, mettendo Zielinski dietro a Petagna, ma di fatto l'alternativa poteva essere metto Zielinski da una parte, vado a proteggermi dove sto soffrendo, faccio 4-3-3. Ma io ti domando, Ciccio, siamo sicuri che se lui avesse dato un segnale
di tolgo una punta, mi metto basso, dopo che ho dominato per 80 minuti, do un segnale giusto alla squadra. No, ma... Se mi metto lì e poi prendo gol, che segnale ho dato alla squadra? Di non crederci. No, ci sono due Sarebbe punti. Stato giusto ci o no? Ci sono due punti. Ci sono due punti, secondo me. Il primo è che si dovrebbe ringraziare Mialo, il Napoli dovrebbe ringraziare Mialovic perché ha capito tardissimo che non poteva più giocare a specchio. Tardissimo, quindi, ha tenuto la partita in bilico e poi dice l'altro è che 20 minuti, se vedi che soffri qualcosa devi fare. Perché continuare con 4-2-3-1 che non ti dà la copertura? Perché soprattutto io penso che lui sperasse che Zielinski e Petagna tenessero più palla, riuscissero a tenere la squadra alta come era stata fino a prima. Guardate il passaggio, la precisione dei passaggi, come è crollata del Napoli. Adesso qui ho sbagliato nella velocità, certo. Ti devo mettere il possesso palla, ma il grafico sarebbe stato lo stesso. Certo. Negli ultimi 20 minuti il possesso palla del Napoli, striscia blu, è crollata, e quello del Bologna è salita, e così la precisione dei passaggi. Quando c'è un trend così... Cosa può fare l'allenatore? Cambia sistema di gioco o cerca di dare fiducia ai giocatori? No, casomai cambia qualche uomo per cercare di avere più freschezza. Che l'ha fatto. Ma soprattutto prepararle in settimana questi tipi di situazioni, perché sai che in una partita non è solo che attacchi, ci saranno momenti che soffri, e nei momenti che soffri secondo me l'allenatore gli dirà durante la settimana se dovessimo soffrire, allora Zielinski scala magari al centrocampo. Io vorrei farvi riflettere su questo. E va raddoppio. Perché... Alla fine della fiera, qui stiamo parlando di 10 minuti in cui poi il Bologna ha avuto un'azione sola con tre. Grande Ospina, possiamo dirlo? Sì, sì, è vero, assolutamente. Guarda. Io credo che non siano i 10 minuti finali che sono stati, diciamo, pericolosi, perché in fin dei conti in una partita, 90 minuti, cioè ci stacca gli avversari, se no... Io mi preoccuperei più sugli 80 minuti che hai fatto un gol solo. Ecco, secondo me questo è un aspetto. Non so, direttore, tu cosa pensi? Per carità di Dio, questo era un difetto... Giocando con quattro attaccanti. Guarda che questo qua è un difetto. Non so se è un difetto. Comunque è una costante che il Napoli si porta dietro, dall'anno scorso e anche da quando c'era... Sarri. No, Sarri. Ancelotti. Da quando c'era Ancelotti. La buona anima di Ancelotti. La buona anima di Ancelotti. Che sta facendo benissimo. Sì. L'ultime tre no, però era partito bene. Vabbè. Però, cioè, ve lo ricordate? Un sacco, era quando c'era Ancelotti, era la squadra che faceva più tiri in porta e non segnava. E non segnava. Anche quest'anno. Un po' tutte le squadre ce l'hanno, direttore, adesso il problema. Però, la Juve, la Lazio, l'Inter, per carità, ce l'hanno un po' tutte queste problematiche. Anche un momento. Non è che stai parlando delle prime in classifica, perché l'Inter c'ha oggettivi problemi. La Lazio è decimata dalle assenze. No. I tanti tiri con pochi gol, non è successo solo a Bologna, è successo anche in partite che il Napoli con la Z. Ha tirava, sì. Tirava, ma infatti, non segnava. E infatti, secondo me è un po' questo. È il momento che non forse, c'è mezzo. Forse Mertens era più cecchino. Il problema è quello, infatti, in questo momento ha perduto il gol di Mertens e l'ha riconosciuto lo stesso Gattuso. Mertens era più cecchino? E forse anche quello. Certo, tant'è che Osimhen gli piace, però poi... Forse anche perché può tornare a un 4-3-3. Nel 4-3-3, sempre da quello che sono riuscito a ricostruire io... Chi è che si alternano poi? Mertens e Osimhen, perché gli altri due, Insigne da una parte e Lozano dall'altra, quelli non si discutono. Politano te lo siamo già dimenticati. Allora, no, dico, ma proposito... Ma 4-3-3 però ci sono questi posti qui. A 11 devi giocare. Sebino. Non possono entrare tutti. Ascoltiamo Sebino e poi subito D'Alessandro. Allora, abbiamo sentito parlare tantissimi allenatori con la convinzione che tutti i più bravi possono giocare assieme. Come faccio a rinunciare a uno come Mertens che ha dei numeri, si porta dietro dei numeri straordinari, o lasciar fuori quell'altro che mi è costato quello che mi è costato? È stato un investimento pazzesco, straordinario. Venerdì ho sentito parlare anche di farlo riposare, che cavolo, se ha 20 anni riposi, ragazzi, lasciamo perdere, voglio dire, no? Ok, allora, possono giocare tranquillamente assieme. E volevo fare un cenno solo al gol che abbiamo fatto vedere. Sì. L'anticipo di Manolas, palla a Lozano che salta, questo ragazzo che ha fatto una partita terribile. Se questa squadra giocava al 4-4-2 avrebbero fatto gol lo stesso, eh? Certo. Non è che stiamo parlando di sistemi, loro due avuto un erano destro sul secondo quelli palla. Più attaccanti, si sono divisa l'area e hanno fatto gol. Quindi lì non c'entra moltissimo, devo però dire, il movimento di Mertens, sistema è giusto? È giusto, sì.
perché stava lui già in area di rigore, è andato a tagliare, ha deciso lui il palo. Cioè, certamente, ma secondo me è un giocatore che in questo momento è funzionale. Anche perché molti dicono che no, che Mertens non è più il Mertens di prima, che forse è stato il giocatore più pericoloso. Aggiungo una cosa, quando parliamo, ed è vero questo fatto, no? L'altra sera, ma come tante partite che vediamo tutti i giorni, ci sono squadre che meriterebbero di chiudere 3-0, 4-0, poi invece finisce 1-0. Ma secondo me dobbiamo prendere l'abitudine, finita la partita, di valutare sì l'aspetto tattico, ma l'aspetto tecnico. Abbiamo giocato a calcio? Sì. Dopo 3 minuti io mi accorgevo già che giornata era. Se in 3 minuti sbagliavo 3 palloni, già... Questa non è giornata. E così spesso, succede ancora oggi, ma capiterà sempre, perché questo è il calcio. Certo. Purtroppo ci sta. Quante volte abbiamo visto il capocannoniere del nostro campionato non fare gol per 2 mesi? E perché succede questo? Perché certo. Così. Tu no, perché le partite a volte vanno così. Anche, terminato. Volevo fare una cosa. Sì. Perché secondo me, se devo fare un giudizio su queste 2 partite, ombre e luci, Sassuolo-Bologna, secondo me sono state... costruite bene da Gattuso, ma certo. E gestite male nel finale degli entrambi. Certo. Se devo fare degli appunti a Gattuso, non sono su come ha messo in campo la squadra, ma su come non ha saputo gestire la variabilità del finale. Una certo. Volta perché ha subito gol, una volta per il cambio di sistema di gioco della squadra avversaria. Lui secondo me è più lì è che alla deve ricerca fare, secondo me, in testa questi ragazzi. Lui sta cercando di gestire questo momento, perché forse a livello mentale... ancora questa squadra non è cattiva. No, questo secondo me è il pensiero. A livello mentale lui ha fatto questa uscita dello scudetto proprio per dire: ma certo, c'ho i miei scuro. Polli, li conosco bene, certo. Io devo attaccare l'ambiente, tutto sì, così, sì. Perché certo. Questi me li devo tenere coi piedi per terra. L'altra cosa, l'allenatore deve intervenire dal momento in cui, come interviene? Che da un momento all'altro la squadra piglia quelle 3 occasioni da gol su una palla leggibile, ma... non è il modulo. E l'attenzione e la concezione del giocatore, ma del poi... difensore a mettersi col corpo in condizione c'è... di vedere palla e avversario allora, dietro che ti arriva da dietro. La qualità e la cadenza di una partita dopo l'altra, una partita dopo l'altra, chiaramente ci sposta nelle nostre discussioni sull'immediato, no? Io però ricordo che all'inizio di ottobre, quando questo Napoli ha cominciato a prendere forma, quindi con i 4 giocatori d'attacco, con il... esatto. C'era una positività di una scelta del genere, perché si diceva, vedi, c'è. Che mentalità offensiva. Allora c'è noi, una positività. Secondo me questo processo sta continuando proprio in questa chiave, certo. Ed è importante che il Napoli, a mio avviso, prosegua su questo. Ma poi adesso deve. Sentire anche la vostra opinione. C'è Gennaro, una domanda da casa, perché Biagio Finizio, guardando la tua slide, soprattutto quella dopo i cambi, ti chiede, ma Zielinski può anche subentrare e quindi mantenere lo stesso equilibrio nel Napoli nei 2 centrocampisti? Sì, non in quel momento... di quella partita dove stavi soffrendo, magari in un momento dove devi invece te ribaltare, recuperare, ci può stare. In questa partita veramente l'alternativa era passare al 4-3-3 e mettere Zielinski in copertura, magari in mezzala destra, che andava a prendere quell'esterno Vignato che ci ha messo tanto in difficoltà, a fare quello che hanno fatto Insigne e Sorzolini tutta la partita. Sì, ma nei 3 di centrocampo. Nei 3 di centrocampo. Ah, no, certo. Nei 2, raga. Abbiamo criticato per un anno intero con Ancelotti mettendo Zielinski di 2 centrali che non lo può fare. Nei 3. Okay. Mi sembra che la coppia... Ti hanno risposto alla domanda? Sì, posso andare. Fabian Ruiz... Grazie Adri, però dopo ci spiegherai altre cose naturalmente. No, soprattutto se c'è una dote, noi parliamo sempre degli attaccanti, dei 4-3-3, 4-2-3-1, Mertens, poi alla fine uno degli elementi importanti di questa squadra è la difesa e abbiamo qualcosa... Possiamo parlare anche di quelli di 2 giocatori in tribuna? Però no, di questo aspetto anche caratteriale, voglio dire, di Gattuso, che secondo me ne ha parlato nella premessa, è giusto. Riprendiamo di nuovo i temi e così poi vado anche da Massimo. Rambo, insomma, Mario Rui, Gulam in tribuna. Chi non si allena bene, va in tribuna. Questo grande carattere produrrà dei frutti di Gattuso. Lui ha dimostrato, cioè lui è questo. Io condivido perché la vedo come lui. Quando un giocatore non fa quello che deve fare durante gli allenamenti, perché poi la partita rispecchia gli allenamenti, rispecchiano gli allenamenti. L'allenamento è lo specchio della partita. Quindi se tu non fai bene oggi, che non lo fai deconcentrato, non lo fai al 300%, la domenica non puoi far bene. Ripeto, è anche un segnale dopo alla squadra. Ma dopo la partita con l'Arieca, ha fatto questa scelta ancora di più avallandola.
E pensiamo a Lozano l'anno scorso che l'aveva cacciato dall'allenamento perché non si allenava in una certa maniera. Certo. E lì c'è stato lo scatto. Sì, e dimostra anche che Gattuso non è che va antipatie e simpatie. No. Cioè non è rancoroso. No, 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 ti posso dire, giochi, ti posso dire male, in particolare, poi non so voi cosa pensate. L'atteggiamento anche di Insigne, di mettersi vicino ai sai, fare quasi il terzino, è da capitano, è da uomo responsabile, è da giocatore responsabile, in tribuna i due giocatori, da prendersi, dare un messaggio ai propri compagni, sacrifichiamoci, umiltà in questo momento. E ha vinto una partita delicata e importante. Rambo, quante volte è successo, perdonate, l'allenatore in panchina può dire quello che vuole. Noi siamo in campo, siamo noi che ci accorgiamo di cosa sta succedendo. E sono io che decido di fermarmi se vedo un pericolo, se vedo che sono stanco, se vedo mio compagno in difficoltà. L'interpretazione diventa fondamentale da parte del giocatore. Con tutti i moduli vinci, l'abbiamo detto mille volte, certo, lo ripetiamo anche stasera, con mille metodi o sistemi di gioco vinci. L'interpretazione però è una cosa che vogliono tutti gli allenatori. Se non ce la fai, fermati, la prima cosa che viene sempre detto nel calcio, no? Certo. Dai una mano al tuo compagno che ha difficoltà, ok, ci mettiamo lì, stai vincendo 1-0? Ma il problema è cambiato, non puoi rischiare niente, no, è bello la partita questa. È finita. È bella questa perché lui ha detto, ci dicevano sempre, se non ce la fai fermati, no? Adesso, noi una volta se ci dicevano non ce la fai, fermati, noi andavamo contro il muro, scalavamo le montagne. Adesso se non ce la fai fermati, si fermano subito. E gli allenatori gli dicono, no, adesso tu rimani in campo. Cioè, prendiamo esempio, Ilicic nell'Atalanta con il Valencia, gli ha detto, mister, non ce la faccio a Gasperini. Lui ha detto, tu rimani dentro, e ha fatto 3 gol. Cioè, voglio dire, è cambiato il calcio, è cambiato anche il modo di interpretare. Come devi interpretarla la partita, hai capito? Stai vincendo, mancano 10 minuti alla fine. Finito. Esatto. Finita. Cioè, D'Alessandro. Non andiamo più, non scopriamoci più. Basta. Nelle ultime gare ci è mancato Mertens, Mario Rui e Ghoulam. Ieri hanno passeggiato e li ho mandati in tribuna. Ma domani è un altro giorno e si guarda. Come detto, avanti. Non è rancoroso, non Massimo. È uno che porta rancore. No, no, lo sottolinea ogni volta, ma è stato così nei precedenti casi, con Allan prima, poi anche con Lozano. E questa volta, tra l'altro, faccio notare due giocatori nello stesso ruolo, quindi potenzialmente poteva una avere difficoltà. Anche poi una difficoltà nella gestione della gara, che invece secondo me è stata veramente molto lineare. Il Napoli che, ripeto, i numeri lo dicono, tira moltissimo in porta, ha ragione il direttore Monga, è un po' un qualcosa che il Napoli si porta dietro anche dalle scorse stagioni. Quello che è cambiato, e ribadisco grazie al 4-2-3-1 di Gattuso, è che ha blindato la difesa. Io vorrei che magari lo fa dopo quando ha detto Claudia parla di fase difensiva, come riesce Gattuso, come è riuscito Gattuso, mettendo tanti giocatori offensivi sempre in campo, a chiudere però, così la difesa. Guarda, io ti faccio, Massimo, scusami, permettimi, perché ho capito che stasera se non mi inserisco non parlo, per cui devo andare in te che il scivolato. Il Napoli, noi abbiamo, qualcuno lo sa come la penso sull'Europa League, abbiamo io per primo sottovalutato una vittoria con la Real Sociedad, che prima in classifica ancora in Spagna, ha segnato più di tutte in Liga e ha subito meno gol, non è prima in questa classifica l'Atletico, mi sa che ha subito meno, ma ha subito, che ne so, il Barcellona e il Real Madrid hanno subito il doppio dei gol. La tendenza della Real dei campionati in Europa, quindi il più importante, il Napoli è questo equilibrio. È riuscito a non prendere gol nemmeno a casa loro in una partita che poteva, l'avesse persa il Napoli. Sì, però io il fatto di discutere su certe cose, analizzarle, divertirsi pure a parlarne, non vuol dire che si sta dicendo che il Napoli è una schifezza o non sia bravo. Assolutamente no. Puoi mangiare tutto, assumi le tue responsabilità. Non mi rimangerò più niente. Ha ragione, non mi sentirei mai dire che questo Napoli, che ha quei numeri, è una squadra che è una schifezza. Assolutamente. È un Napoli, secondo me, che però può avere anche delle alternative quando è in difficoltà. Ma ci vuole tanto a dirlo. Poi per quanto riguarda Mario Rui in banchina, cioè in tribuna, è sempre capitato questo. Solo che c'erano allenatori e c'era anche un sistema di omertà maggiore, no? Nello spogliatoio, per cui non giocava e nessuno diceva niente, nessuno sapeva niente. Invece Gattuso lo cerca.
Gattuso vuole farlo sapere che lui caccia i giocatori dal campo. Ma perché è un messaggio, lo fa perché è un messaggio a tutti quanti. È un messaggio all'esterno. È una strategia. Però io vi voglio porre questa domanda, perché io sapete che c'è. No, volevo accontentare il direttore. Abbiamo visto paragoni Ancelotti. Però secondo me c'è una cosa, perché nella discussione, io voglio, sapete, mi sono dichiarato, per me il Napoli deve lottare ed è una squadra da scudetto. Però io dico, secondo me deve lottare per lo scudetto, deve. E il vaffa lo sei preso. Eh? Il vaffa lo sei preso. No, ma me lo prendo e sono anche contento di prendermelo, perché non voglio essere... Lo vuoi dividere con me? Gattuso fa Gattuso e io sono condivido quello che fa lui. Però io che sono un giornalista e vedo il calcio, io dico che quest'anno, con quel popò di squadra che ha, deve lottare per lo scudetto. Poi non lo vince, un altro discorso. Ma questo siamo tutti d'accordo. Annuiscono tutti, anche i nostri discorsi. Allora, vi voglio dire, aspetta, scusa Federico. Numeri... Questo possiamo confrontarci, Massimo, perché tra il deve e il può passa. Deve lottare, che fa? Scusa, allora ti faccio questa domanda. Perdonami, il Napoli perché cosa deve lottare? Può lottare, sì, allora deve. C'è una conseguenza. Il Napoli deve lottare alla luce di quello che questo avvio di stagione. Può lottare, ha le potenzialità per poter lottare. Quindi ci deve lottare. Perché ha una squadra forte, come stai dicendo tu. Due giocatori però ha una squadra di altissimo livello. E poi, non ce lo scordiamo, questo è un campionato stranissimo. Dove può succedere di tutto. Dove può succedere il Milan, che adesso sta lì e sta giocando in questa maniera meravigliosa. Nessuno avrebbe mai pensato la prima giornata del campionato, ci avevano le registrazioni. Cortesemente, mi date la classifica cortesia. Però la classifica della Serie A. Pazzo. Può succedere di tutto. Settimana, ci sono due campionati in uno. Un adesso due campionati e poi quando rientrerà si spera questo il pubblico c'è tutto questo caos dei tamponi dentro. Questo è un campionato hai ragione io però penso guarda ti voglio, te lo voglio dire sinceramente il pubblico come lo intendi tu non ci sarà alla fine non so se forse se ci mettono la mano sulla testa alla fine del campionato, appunto con la resurrezione a Pasqua, per come stanno andando le cose, la non credo, infatti. Detto questo, c'è tutta questa questione dei positivi, dei negativi, di chi si infetta, chi non si infetta. Quindi con squadre, con ASL che dicono una cosa, una dice. Succede di tutto. Nel succede di tutto, chi è che ha svantaggiato? Le corazzatissime, la Juve. Che poi è svantaggiata anche perché ha delle difficoltà. Perché chi ha 30 giocatori e chi ce n'ha 20. Ma apposta il Napoli, ragazzi, ma la rosa del Napoli che vince lo scudetto. Se noi mettiamo le rose, facciamo con la bilancia. Se avessimo un'ipotetica bilancia, la Juventus e l'Inter, mettiamole come le corazzate. Poi adesso Massimo devi ragionare in questo modo oggettivamente. Fammi finire, la senti la mia domanda. La mia domanda è questa: premesso che la Juve e l'Inter devono per statuto, per quello che hanno speso, per quello che sono, lottare per lo scudetto. Ora io ti faccio: elimina la Juve e l'Inter da questa classifica. E devi dirmi quale squadra potenzialmente con la rosa alla mano è più forte del Napoli. Posso? Prego. Allora, Claudia se lo ricorda, alla mia domanda. Fai la super cazzo, secondo me, si può riferire. Rispondi, dopo la Juve e l'Inter. Non fare i politici che gli dici come ti chiami e loro rispondono 35. Stai andando, la domanda di Massimo in tribuna. È perché non mi vuole rispondere. Il Napoli lotterà per lo scudetto se vince tutte le partite fino alla fine del campionato. Perché potrebbe vincerle anche il Milan. Vabbè, quindi non ce la facciamo. Leva Juve e Inter. Dai, metti il Napoli, dimmi chi è più forte del Napoli. Ma lo diciamo adesso però.
Ma per me il Napoli può lottare per lo scudetto. Ma chi è più forte del Napoli? Chi è più forte del Napoli? Le rose di Juventus e Inter non sono per una abbiamo eliminato. Fuori concorso. No, per una domanda semplice ci abbiamo messo un quarto d'ora. Abbiamo capito la risposta. Abbiamo capito la risposta. Che vorrei completare. Al volo perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Voleva dire Crotone. Fatemi vedere la classifica perché voglio dire questo, perché deve, nel senso che ha le potenzialità per farlo e quindi deve. Mi fate, allora, il Napoli ha un punto di penalizzazione, giusto? Tra parentesi, forse la sentenza dell'appello c'è domani o in settimana, al momento non si sa. E quindi potenzialmente, senza il punto... Marca male, lo so. Però avrebbe teoricamente, mettiamo che avesse perso contro la Juventus, avrebbe 15 punti. No, perché c'è un punto di penalizzazione. Quindi sarebbe seconda in classifica. Però la partita con la Juve non l'ha giocata. Potenzialmente potrebbe averne 15, 16 o 18. Allora, come possiamo non dire che il Napoli in questo campionato, con tutti i fattori che diceva il direttore Monga, il Napoli non possa lottare per lo scudetto? Comunque, diciamo che cioè, noi faremo un torto al Napoli, a De Laurentiis, a Gattuso e ai giocatori assegnare, senza assegnare punti, senza... Ti vengo dietro, Senza assegnare punti, se togli il 3-0 a tavolino, al Napoli manca la Juve, il Napoli ha 15 punti e la Juve 10. Esatto. La Juve il Napoli 10. Ha già 5 punti, 5 punti in più della Juve. 5. Allora, scusa, 5. Massimo, questa è la notizia. Cioè, la squadra che vince a 9 anni il campionato, quest'anno vabbè, però non guarda, c'è. Ma guarda, una cosa, a te cartellino giallo, non hai risposto alla domanda, l'hai buttata in tribuna. Ma io, il campionato è dentro la Juve. Questa domanda. La Juve arriverà quando ha chiuso il campionato, che il Napoli poteva lottare per lo scudetto, e rimango in quella. Non mi lascio illudere da questo avvio strepitoso che per me resta strepitoso. Chiudiamo il momento temporaneamente, andiamo da Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Giuseppe, buonasera. Allora, ma vuoi rispondere alla domanda di Massimo? O possiamo andare avanti con le risposte? Allora lui dice che non ha risposto. Io so che tu diciamo rispondi sempre ad ogni tipo domanda, provocazione, opinione. Il Napoli può lottare per lo scudetto, non deve. Gli obblighi morali appartengono ad altre squadre con maglie strisciate, con altre ambizioni costruite per... Ma allora che campionato deve fare Napoli? Perdonami, scusa, che io voglio essere sincero. Che campionato deve fare Napoli? Allora, l'Europa League non la deve giocare, mi hai detto te, perché è una rottura di scatole e te porti. Ma non è che non la devi giocare, non è proprio così. No, vabbè, nel senso è. Allora, con questo, allora poi perché gioca? Per arrivare un'altra volta in Europa League? Campionato no, perché ci sono scudetto, quelli, scudetto no. Scusate, ma nel momento che un allenatore prepara le partite e le vuole vincere tutte, già competi per lo scudetto. Ma glielo a lui. Ma infatti glielo sto dicendo. Max, non lo voglio guardare, ma glielo sto dicendo. Ma non è un obbligo. Allora, stasera di lusso deve togliere la pressione alla squadra. Non noi. Diventa un inutile peso questa ossessione. Questa è una città. Allora, io mi unisco a quelli... Aspetta, il Napoli ha vinto soltanto 2 scudetti e io mi unisco a quelli che ritengono che il Napoli ne ha solo 2 in bacheca di scudetti perché a ottobre-novembre... si sono fatti in passato molti ragionamenti che non andavano fatti, sì, anche perché a ottobre-novembre di scudetti non se ne assegna. Per cui vediamo un conto se li fanno... l'ambiente, Max, l'ambiente, può condizionare. Scusatemi. Allora, l'ambiente... Se no io divento male. Scusate, io scemo non sono. Sta squadra veramente devo pensare per far favore a un qualcuno che non può competere per lo scudetto? Certo, allora, che può competere, io sono squadra questa. Ma nel momento in cui può, ci deve credere. Personalmente, l'ho ricordato, ma guarda, prima fa benissimo a dire le cose che dice, qualche puntata fa, l'ha ricordato, io l'ho detto quando si parlava di Napoli da sesto, settimo posto. Quando si parlava anche in questo studio di Napoli da sesto, settimo posto, io ho detto il Napoli per me, se trattiene Koulibaly, può ambire alla lotta per lo scudetto. Ma il Napoli... E lo ribadisco, però, soprattutto con la crescita di Osimhen. Però perdonami, il Napoli ha comprato, non solo non ha venduto Koulibaly, ma ha comprato il miglior giocatore, diciamo, come colpo di mercato, ha fatto il colpo più grande della Serie A comprando Osimhen. E all'ultimo, proprio perché crede di essere una protagonista del campionato, compra Bakayoko. Non ci dobbiamo prendere in giro. Il Napoli è stato fatto per poter puntare in alto quest'anno. Certo.
ha fatto all-in De Laurenti, se no ci stiamo a prendere in giro. Ha le potenzialità, è una squadra che potenzialmente può concorrere. Certo. Può concorrere, ha pure il dovere di crederci di fare. Quello che sto dicendo. Scusa, ma è chiaro che inizio pronti via, il primo giorno di ritiro, quel poco ritiro che hanno fatto, non è che qualcuno è venuto fuori e ha detto no, quest'anno vogliamo vincere il campionato, no. Perché le due squadre erano Juve e Inter. Esatto. Benissimo. Ora ci ritroviamo una cosa brutta. Cambiano le brutta cose. Per modo di dire, bella. Bella. Una classifica strana, stranissima. Che sta può andando succedere di tutto. Così. Ma colta l'occasione. Può succedere e a quel di punto, tutto. Visto il tuo valore, vista la squadra, vista la rosa, visti i risultati, che cavolo. Ma perché non può possiamo dire, dire che forse l'ha detto anche no? Perché dopo la sosta ci saranno due partite fondamentali per il Napoli. Roma. Che quelle sono anche quello per tenere alta l'attenzione, ma l'attenzione sì, dei giocatori. Perché... Ma Gattuso è giusto che dica così. Ma è giustissimo. Ma anche perché che voglio dice. Dirvi questo, adesso faccio il controgatto a me stesso. Perché c'è un campanello, secondo me, che va analizzato. Uno, io ribadisco, secondo me queste partite con il Bologna, vabbè, è un caso, però è un problema che si porta avanti da tempo. Il Napoli segna poco per quello che produce, che poi alla fine può diventare un qualcosa che ti limita. Secondo, l'unica partita giocata con una che gli sta davanti in classifica l'ha persa. Quindi, no, Sassuolo. Col Sassuolo. Quindi significa che le due partite, ha ragione Roberto, le due partite con il, con il Milan e con la Roma sono due partite importanti per pesare. La misura... Giusto? No, cioè... Vogliamo vedere però questa difesa? Adriano, perché... Dai, poi dopo facciamo le partite. Io pure sono convinto che in un campionato pazzo come questo chi prende meno gol... vince okay. Il campionato. Questo vediamo la difesa perché secondo me è interessante quello che sta facendo Gattuso, che è cercare di ricostruire un po' i meccanismi difensivi che aveva sviluppato Sarri negli anni passati. L'ha cioè giocare con una linea difensiva che appena può sale. Andiamo a vedere le immagini di un'azione che si sviluppa in realtà con il Bologna già nella metà campo avversaria, ok? Aspetta, con... fermati, questo è un 4-4-2? In che senso? Sì, no, 4-4. Esatto. Sì, sì, fase difensiva. Esatto. No, no, posto, a proposito dei come si chiama, dei moduli, no? Insigne sempre più basso. Loro non hanno giocato in fase difensiva 1-1 perché andavano a prendere i due centrali che costruivano, per cui uscivano entrambi. Qui vedete cosa succede. La linea difensiva, guardate, l'ho tracciata, è a 30 metri dalla propria porta, non è bassissima, ok? Però cosa fanno? Vanno subito a aggredire l'uomo che riceve palla, spalle alla porta, Bakayoko esce e gli dà subito la copertura a Fabian nella zona di Soriano per non lasciare spazio tra le linee. Una volta che c'è un giocatore spalle alla porta, cioè che è coperto, non può più andare salgono in avanti... Salgono tutti. Bravo, salgono tutti, andiamo avanti a vedere cosa succede sul controllo palla del portatore di palla del Bologna che è pressato a Bakayoko, per cui deve per forza... andare a trovare appoggio all'indietro, possiamo andare avanti con l'immagine se riusciamo, se no parliamo di qualcos'altro, non lo so. No, ecco, eccola, eccoci, vedete Bakayoko rincorre, viene coperto da Osimhen, arriva anche Insigne, guardate com'è salita nel frattempo la linea di centrocampo, dai, quindi la difesa. C'è molta come talante si è spezzata, in queste immagini, e dai. Come è salita subito. Non siamo ancora alla difesa a metà campo, come sarebbe stata quella di Sarri, ma il meccanismo è quello. Ma vogliamo, si sale vogliamo spiegare... Negli ultimi 15 minuti, quante volte Palacio è rimasto in fuorigioco? Sì, ma sì. Vogliamo spiegare il perché sale la difesa in questa situazione? Perché quando, come ha detto Bacco, quando l'avversario, io alla mia squadra spiego così, quando l'avversario è girato di spalle, viene attaccato dal mio giocatore, in quel momento si dice... palla coperta, no? Quindi che non può viaggiare, questa palla non è che può viaggiare di punto in bianco hop hop, dietro la mia linea difensiva. Quindi i miei salgono, mentre la palla viene scaricata dietro, riceve l'avversario, allora lì è il momento che si stacca. Ma questa è la mentalità, sono nozioni e indicazioni che l'allenatore dà e prepara durante la settimana. Quelle che non avevo visto con Ancelotti per un anno e mezzo, l'ho rivista adesso stanno con Gattuso. Stanno tornando. Guardate quanti giocatori con la maglia rossa ci sono dietro. In fuorigioco. E quindi non possono ricevere palla, mettendo in difficoltà naturalmente chi ha il pallone che non chiaro. Sa a che cosa andiamo fare. Andiamo avanti e vediamo un altro fattore chiave
per giocare in questa maniera, con questo coraggio, lasciando tanta profondità alle spalle. Il Bologna riesce a far girare palla, vedete la linea difensiva com'è salita, Palacio, che è un mago in questi movimenti, vero, a semiluna, per evitare di andare in fuorigioco e poi prendere alle spalle la linea difensiva, parte coi tempi giusti, ma sulla profondità che ci deve essere secondo voi? In una... A parte che poi naturalmente i difensori portiere cercano di recuperare. Infatti, andiamo avanti. Ci vuole un portiere reattivo, certo, che deve essere già fuori dall'area di rigore, perché sulla palla lunga l'unico rischio è quello, l'unico che può arrivare è il portiere. È chiaro. Cattuso, per cui c'è un meccanismo, no, difensivo, che non riguarda solo la linea difensiva, ma riguarda tutta la difesa, compreso il portiere. E in questo... Ospina è meglio di Meret. Bravo, direttore. Hai tolto le parole di bocca. Ospina è più reattivo e meglio di Meret. Certo. E poi andiamo a vedere. Ma infatti Gattuso ha detto anche che il portiere si sceglie anche in base alle partite, all'avversario. Sì, io così diciamo ho che, sì, diciamo che così. Il Napoli ha un portiere italiano. Una partita come questa, gioco Spina, una partita come questa, Spina è molto più importante di Meret. Col Sassuolo avrebbe potuto giocare. Un'altra squadra, chi ha giocato. Un'altra squadra invece avrebbe optato, avrebbe fatto una scelta diversa, invece che cercare sulla profondità Chiara Palacio, avrebbe fatto un'apertura a sinistra. Sì, ma allora, dava tempo al Napoli di scalare. Vai a scalare. E se ti punta in un uno contro uno quando trovi un giocatore bravo? Come ha fatto gli ultimi 20 minuti? Come ha fatto gli ultimi 20 minuti? Tutto è dettato dalle scelte. Andiamo a vedere un altro aspetto della fase difensiva, che non c'entra niente con la linea difensiva, ma dal senso della mentalità con cui ha giocato il Napoli in questa partita per larghi tratti, che è la prestazione di Lozano. Dice, ma che c'entra Lozano con la fase difensiva? Andiamo a vedere. Secondo me c'entra tanto, perché quello che hanno fatto i due esterni in modo diverso, cioè Insigne stando sempre molto basso, qui lo vediamo nell'unica azione dove è venuto dentro al campo, poi addirittura va in sovrapposizione lui a Lozano. Lozano va a fare un passaggio orizzontale, non mette la palla per Osimhen, prova a fare un passaggio orizzontale su Mertens, andiamo avanti, e viene intercettato il pallone e il Bologna su questo passaggio orizzontale riparte. Andate a vedere chi è che fa recupero palla qua. Chi arriva? Lozano. Aveva perso palla lì, Gattuso gli stava gridando dietro. Allora, è importante la linea difensiva, che a tre già si ricompone. È importante la copertura che danno i mediani. Ma quanto è importante il sacrificio anche individuale per poter essere una squadra di calcio? Questo invece è copiato, questo possiamo dire questo che è copiato dal Liverpool invece, possiamo dire che Gattuso in questo, cioè, nella dare queste motivazioni nella motivazione, è tanta roba. Questo è il calcio moderno. Beh, diciamo anche questo, che le prese, c'è anche quando hai un Koulibaly così, un Bakayoko così, che giocano in maniera straordinaria. Manolas è cresciuto molto con Koulibaly vicino, ma la linea difensiva, a mio modo di vedere... Però puoi andare un attimo indietro con le immagini in secondo? Però secondo me il sacrificio che fanno Insigne e Lozano sulle corsie esterne diventa fondamentale. È indispensabile. Diventa fondamentale. Ho visto Liverpool, Salah, l'ho visto rincorrere per 80 metri dentro la sfera di rigore. È un sacrificio perché non avevo visto una cosa. È un sacrificio basato anche su una condizione atletica che adesso c'è. Però ad esempio con Sarri non l'avrebbero mai fatto. No, stai lì su quelle immagini. Con Ancelotti non ne parliamo, non si sacrificava nessuno. Ma con Sarri non l'avrebbero mai fatto una cosa del genere. Non è vero. È che prestavano in modo diverso, pensavano a prestare in avanti. Volevo farvi vedere che sulla palla persa, che era un passaggio di Lozano a Mertens, l'altro che rincorre, andate a vedere chi è. Vai avanti. Adriano, ma una domanda sul capitano te la posso fare? L'altro che rincorre come un pazzo è Ciro Mertens. Ma movimenti di Insigne, tu prima l'hai fatto notare, addirittura a fare la sovrapposizione. Sì, è l'unica volta in tutta la partita. A Lozano, però spesso si è cambiato di posizione anche con Mertens. Poche volte, in realtà, perché doveva coprire comunque a sinistra. La verità è che Lozano gioca meglio a destra. Per me è il suo ruolo. Perché a destra, ti ricordi che a sinistra non aveva Ciccio? No, però ha giocato sempre da quel lato. Ha giocato sempre sul lato mancino. Nelle partite in cui ha giocato a destra, ha giocato sempre meglio. Sì, però i giudizi erano non può giocare a destra perché è abituato a giocare a destra. Ha giocato a destra. Ha giocato a destra. Grazie, Adriano.
Allora, abbiamo le pagelle, perché poi dobbiamo anche tirare un po' le somme di tutti i giocatori che abbiamo discusso, parlato, eccetera. Di pagelle? No, 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 facciamo pagelle. Poi dobbiamo... c'è una domanda da casa, perché stiamo parlando... No, no, sulla domanda che tu hai fatto a Massimo D'Alessandro. Ah, però, allora aspettiamo un attimo le pagelle, facciamo... Perché Domenico Monti ti chiede, è vero che per vincere lo scudetto serve una squadra forte, e il Napoli indubbiamente lo è, ma è una squadra pronta? Ha giocatori pronti per vincere lo scudetto? Siamo alla settima giornata. Vabbè, allora, premesso no, dice in generale, ha giocatori capaci di vincere lo scudetto. Secondo me sì. 17 nazionali, quanti nazionali ragazzi, il Napoli, perché adesso ho sentito Gattuso ha detto una squadra giovane. Giovane in che senso? Perché giovane, allora, Manolas non è giovane, è maturo. È la sesta squadra più giovane di Serie A. Però, voglio dire, nel complesso. Però poi se vai a vedere quelli che giocano i titolari... Tutta sta gioventù, coppia gente espertissima. Esatto, ma anche mediana espertissima. È giovane Fabia, ma è già esperto, nazionale spagnolo. Insigne, allora, se andiamo a vedere chi ha vinto di quelli che vediamo lì. Ma no, c'è sta qui in Italia ha vinto solo la Juve, perché poi alla fine gli altri chi ha vinto. Quindi la qualità c'è, è un Napoli da scudetto. Questo suo discorso vale più per la nazionale, che ha vinto o no. Quando andiamo con quelli che sono suono, bella... certo. Andiamo con le pagelle. Fino a 7, Di Lorenzo 6, Manolas 6 e mezzo, Koulibaly 6 e mezzo, Isai anche, Fabian 6, Bakayoko 7 così come Lozano, Mertens invece 5... con Insigne e Osimhen 6 e mezzo, Gattuso 6 e mezzo. No. 5 Insigne. Dove non siete d'accordo, Ciccio? Mertens no, bisogna valutare Mertens per quello che ha fatto anche nella fase difensiva, quindi ha fatto un grandissimo lavoro, ha cercato due volte il tiro a giro andandosi a cercare spazio però sul lato sinistro, perché a destra, perché al centro non trovava mai spazio. Bisogna tenere conto che ha uno davanti e che quindi questo gli toglie molto nel fare l'attaccante, cioè ha delle difficoltà che vengono anche dal tipo di gioco che il Napoli sta facendo. Sebino, dove non sei d'accordo? No, una squadra che domina per 75 minuti non vedo insufficienze, tanto per cominciare. E poi se ci aspettiamo da questo ragazzo due gol a partita, abbiamo capito poco del gioco del calcio. Il gol è merito suo, tanto per cominciare, sto parlando di Mertens naturalmente. E quindi avrei dato non insufficienze ma tutte sufficienze, poi ci può essere qualcosa, mezzo punto in più, mezzo punto in meno, ma questo cambia poco. Ma questa svogliatezza di alcuni come si supera? Tu che hai giocato? Ma questo... Da parte di chi? Lo dice Gattuso. Li hanno andati in tribuna sono andati in tribuna è un altro conto. Sì, sto parlando di quelli, segnali meravigliosi scorsa, secondo me. Comunque si è sono lamentato un po' della messaggi gita, no? Meravigliosi da parte di un allenatore. Sì, sono d'accordo. Meravigliosi. E poi, come diceva anche Massimo prima, comunque se ti alleni, lui ti dà sempre la possibilità. Non no, ma la chicca chi si allena, chi merita gioca. Però tutti devono capire che per portare avanti una stagione bisogna lavorare tutti assieme, bisogna avere la stessa mentalità. Soprattutto con una squadra che ha tutti questi giocatori, che sono tanti, perché voglio dire, Mario Rui e Goulam, io posso anche... Questa è una grande rosa. Capire, sai, non giocano. Lo so, ma se tu non ti impegni per passare quelli che ti stanno davanti, solo allenandoti non è che a 100... Non è che ti puoi incacchiare, non è che parla Beckenbauer che dice non gioco, mi arrabbio, tutto quanto. Giocatori anche normali che possono diventare ottimi impegnandosi e lavorando. La finezza, secondo me, è stata non tanto mandarli in tribuna, che quella era già nella sua testa, convocarli. Sì, infatti. Questo era a casa a vederti la partita in televisione. Convocarli, capito? E poi farlo con due riserve. E poi farlo con due riserve. Esatto. No, però voglio dire... Sì, però è sotto gli occhi di tutti questi atteggiamenti. Non convocarli, invece li ha convocati, tribuna. Direttore, dove non sei... No, sono d'accordo, avrei dato... Se non mi ricordo male, Isai che ha fatto quel salvataggio alla fine... buttandosi a corpo morto. Lo vediamo. Dopo spina. Te lo faccio vedere. Salvando, Isai gli avrei dato qualcosa in più, perché è uno che ha giocato fuori ruolo, ha fatto una partita perfetta. Koulibaly ha salvato buttandosi a corpo morto. Quello vale il gol di Osimhen, forse anche qualcosa di più, forse ecco quello, ma sennò per il resto sono... Koulibaly avrei dato 7. Questa pagina è migliore. In grafica è nascosto un altro rosso. Non so bene perché, che è il 5 Insigne. Sì, certo. Infatti Amedeo Navarra non è che non si commenta perché è bianco, ma in realtà lì c'è 5. Infatti, secondo me, allora io devo dire una cosa su quello, perché rientra in tutto il capitolone della gestione del gruppo da parte di Gattuso. Gattuso ha fatto, secondo me, a Bologna con Insigne una sfida importante, perché il giocatore non stava bene.
rientrava da un secondo infortunio consecutivo, una recidiva, e ha giocato al 50%. Non ha fatto mai uno scatto, ha giocato in massima sicurezza, certo, col freno a mano tirato, ma secondo me ha voluto dare un grande segnale, Gattuso, alla squadra. Insigne è il capitano, è quello che ci deve far vincere le partite, è talmente più forte di tutti gli altri che anche al 50% ci serve in campo, perché comunque ha un'intelligenza tattica ormai che può fare anche il terzino, come alla fine ha fatto, per cui c'è una strategia di utilizzare Gattuso come bandiera di questa squadra che nessuno ha percepito, ma per me è fortissima. Un'altra mossa psicologica importante. E che questo 5, secondo me, non lo coglie per niente. Guarda soltanto la prestazione rispetto a quello che pensiamo possa fare Gattuso. Ecco, Insigne è completamente decontestualizzato da cosa invece rappresenta questa partita per Gattuso e per Insigne. Massimo? Sono d'accordo. Andiamo. Con una squadra che vince in trasferta, partita delicata come questa, insufficienze francamente non ne avrei date. Perfetto il ragionamento sul capitano di Bacco. Avrei dato mezzo voto in più ai due esterni di difesa, mi sono piaciuti moltissimo entrambi, sia di Lorenzo che Isai, e poi un 7 anche Osimhen, innanzitutto perché è stato il match winner e non mi sembra banale, poi perché questo ragazzo, sottolineo, ha segnato nell'unico vero assist che gli hanno fornito i compagni ieri, fatto benissimo da Lozano, che non abbiamo mai visto così, anche 7,5 Lozano. Ma tornando su Osimhen, un dato, il ragazzo in crescita, confrontandolo con gli attaccanti degli altri campionati europei, quelli più importanti, lui tira verso la porta in media 5,6 volte a partita, meglio di lui soltanto Ibrahimovic, ovviamente, che è mezzo Milan, ha fatto 8 gol dei 16 totali del Milan, meglio di lui Lewandowski, Kane, e lui ha pari merito in questo momento, in questo preciso momento della stagione, ma con Matteo, che non deve, mi sembra non pochissimo. Non deve lottare per lo scudetto? Sì. No, io devo riprendere, Napoli non mi posso esimere. Vai, poi non parlo più. Devo far vedere su Isai e su Di Lorenzo due azioni che hanno fatto. Dopo perché dobbiamo parlare di alcuni, altrimenti si accavano gli sponsor, abbiamo poco tempo. Dobbiamo parlare di tutte quelle merci che dalla nostra regione, dalla nostra città, partono per andare in qualsiasi posto del mondo. Grazie anche a spedizioni internazionali CL, quindi chiamo subito. Spiegaci cosa ci farai vedere. Isai. Ok. Di Lorenzo. Ok. Osimhen. Perfetto. Chiaro, tutto chiaro, già il quadro è questo. Ci vediamo tra pochissimo, pubblicità e ritorniamo qui per parlare ancora del nostro grande Napoli. Ci fa piacere, dobbiamo rimanere nella nostra napoletanità. A proposito di napoletani, perché sei toscano, però sei anche un po' napoletano dentro ormai. Cinque anni sei, non lo so neanche quando sono imbicchiato a Napoli. Mangi la pizza napoletana, insomma... Quasi uno scugnizzo, non solo la pizza, ma soprattutto mangia Galleria Leone. Andiamo avanti, partiamo da Isai. Andiamo a vedere due azioni simbolo di questa partita, perché abbiamo parlato di un difetto del Napoli che non riusciva a sfruttare la velocità nelle ripartenze, nei movimenti di... Andiamo a vedere le immagini, nei movimenti di... Osimhen. E invece vediamo due intercetti, il primo un anticipo molto bello di Isai, verticalizzazione sul primo movimento di attacco di Osimhen. Finalmente, abbiamo spesso detto i terzini, i centrali, sono i primi che devono beccare il movimento di Osimhen. Secondo me questo è un lavoro ripetuto in allenamento e finalmente vediamo questo taglio di Osimhen servito in profondità. Possiamo andare avanti, che poi alla fine non è un gesto tecnico difficile, perché sai che Osimhen va nello spazio, lo spazio è grande, bisogna soltanto avere la prontezza di giocare subito in verticale, non cercare il centrocampista più vicino. Dall'altra parte del campo, andiamo a vedere cosa fa secondo tempo, questo è quello che diceva Massimo, l'intercetto in tackle scivolato di Isai, subito in verticale, di nuovo Osimhen, sono le sue palle, se il Napoli si abitua sul primo tackle a verticalizzare, lancia in porta uno contro uno 5 volte a partita Osimhen. Sono 5 palle gol in più. Per me è facile se tu mi fai il movimento.
Ma lui lo fa a movimento. Però fino ad oggi io l'ho voluto emettere queste due azioni perché fino ad oggi recuperavano palla e la passavano a Fabian Ruiz. No, però passavano a Koulibaly e lui andava fuori gioco. Non c'era il Bologna che tirava pure di spazio. Però c'è una cosa, ha detto una cosa giusto Sebino. Strana sta cosa. Nel senso, no, lui fa il movimento. Lui deve fare il movimento, deve fare il movimento. Il discorso è fare il movimento, attaccare lo spazio dove c'è la linea di passaggio libero. L'altre volte Adriano ha fatto vedere lunedì scorso c'era la linea di passaggio libera, ma non alzavano la destra. No, anche perché era distante 40 metri e pretendere da Isai un lancio di 40 metri su Osimhen saltare il centrocampo. Sì, no, c'è stata delle azioni. Adesso c'era la linea di passaggio libero, era un passaggio rasoterra di 20 metri, 30 metri, lo puoi fare. È facile, molto facile. C'è sicuro che col è questione di abitudine simili, a sapere che è un centravanti che vuole la squadra piano piano si sta abituando a questa velocità che Osimhen pretende. Esatto, ma questo fa parte del DNA di questo giocatore. No, e soprattutto fa parte dell'addestramento e di una crescita della squadra da questo punto di vista. Esatto, ve lo saluto questo per dire che secondo me i voti dei due esterni sono ingiusti. Bacco, c'è una domanda da casa, la fa Gianfranco De Felice, ti chiede, domanda semplice, risposta secca, ma con il Milan che gioca a campo aperto, che Napoli bisogna aspettarsi? Un 4-2-3-1 o un 4-3-3? Magari allora, da riprovare durante la sosta. Io farei mezz'oretta su questa domanda. il Milan è una bella squadra, completa e motivata, e ha tante giocate, maniera. Non ha solo Ibrahimovic. No. Chiaro che nelle difficoltà, come negli ultimi 20 minuti ieri, gioca la palla lunga, ma in realtà ha tanti giocatori. C'è Çalhanoğlu tra le linee che sta giocando molto bene. Ha giocatori di gamba. Abbinano la qualità individuale. E questo Brian Diaz, questo ragazzino che è entrato anche l'ultima partita, ha giocatori Milan-Napoli e Napoli-Roma sono due partite con due avversari. Non sarà una partita facile. Due avversari che comunque ci diranno un po' lo spessore e la crescita della squadra. Adesso parliamo di questo, quindi la prossima di campionato, ma dopo la sosta parleremo anche dei nazionali che potrebbero partire, di tutta questa situazione dell'ASL, della decisione che ancora non sappiamo, del ricorso, insomma della sentenza al ricorso. Ha parlato anche intanto l'avvocato del Napoli, dopo ecco, lo leggiamo. Arrivo. Ecco. Però vorrei andare da Neafit, perché a parlarci è proprio una delle dottoresse di Neafit, guardate. Arriva? Arriva Neafit, se non arriva io vado avanti e poi dopo la recuperiamo. Di Neafit io so che tu oggi sei stato lì. Hai fatto un'ora di trattamento in una macchina fantastica. 40 minuti, specifichiamo, neanche 40 un'ora. Minuti di, proprio il lavoro fisico. Poi in realtà c'è tutta la poesia, perché lì è una zona relax, benessere, dove in realtà dimagrisci divertendoti. Ecco. Sì, questo è uno slogan importante, sì. Scusa, però. Scusa, una curiosità. È uno slogan importante. Hai parlato di tattica anche con la dottoressa? No, con la dottoressa non posso dire di cosa ho parlato, però posso dire che questa macchina è veramente rivoluzionaria, perché io che sono magro, comunque ho perso 1,2 kg, facendo ciclette, guardandoti un tablet dove puoi mettere il tuo film su Netflix e dove ci sono dei LED blu che ti fanno perdere peso. Hai sentito che lavorano sulla tua cellulite. Ma dimmi un po'. Allora, non è da solo provare, liquidi, perché in realtà il percorso è di 5 giorni e dimagrisci quasi 1 kg al giorno. Ti quindi non il film saranno di Pozzetto, solo liquidi. Sono liquidi e anche diciamo grassi. Che passone invece di 5 giorni, 5 settimane, 5 lunedì. No, se perdo 5 kg non mi trovate più. Ci rimane lo scettino. Se ti sei prenotato ti facciamo andare. Se è veramente così io mi prenoto. Poi fate voi. Poi ci dirai. Allora, volevo dire per precisione che giustamente mi ha corretto Gennaro, che magari mi ero sbagliato io, sono due partite in casa, Napoli-Milan e Napoli-Roma, con due avversari tosti, cioè che ci diranno un po', no? Certo. Il peso di questa squadra, anche perché questa è la mia interpretazione. Io voglio sapere chi ha parlato, l'avvocato? L'avvocato Mattia Grassani ha commentato alla radio ufficiale il dibattimento, le parole le potete leggere dalla nostra app, il bello del calcio official, per sintetizzare. Avevo sottolineato queste parole: contrariamente alla prassi di pubblicare la sera stessa il dispositivo, i giudici hanno preferito una decisione che sia completa di motivazione e comprensibile da tutti i soggetti del mondo sportivo. Sarà necessario qualche giorno per conoscere l'esito. Questo per far capire anche l'importanza del primus caso, che è quello del Napoli, che però non è unico, visto quello che è successo nelle ultime 24 ore. Allora, io lo chiederò al direttore Monga, direttore del Mattino, perché prima
diciamo, ha lanciato un piccolo messaggio, no? Cioè, l'aria che tira non è proprio... No, l'aria che tira non è proprio da ribaltare la sentenza. De Laurentiis ha ribadito un suo auspicio che decida tutto il mondo del calcio e la giustizia sportiva. Da quello che si capisce dovrebbero... Loro hanno insistito molto sulla necessità, sull'obbligatorietà da parte dell'ASL, che è autorità superiore, quindi non potevano partire. Certo c'è un grandissimo caos, abbiamo visto l'ASL di Roma 1 che ha fatto partire, ha vietato a l'ASL di Roma 2 invece ha concesso, come abbiamo visto ieri. Questa è l'Italia purtroppo, però, perché il TAR di Bari ha riaperto le scuole, il TAR di Lecce le aveva chiuse, sono nella stessa regione, una meravigliosa regione. C'è stato l'appello del presidente della federazione, no? Gravina, proprio. Esatto, quindi questa è l'Italia del caos, è l'Italia degli azzeccagarbugli. Così, a naso parrebbe di capire che si andrà verso, purtroppo, un ricorso al TAR, una giustizia ordinaria. Prima il CONI e poi una giustizia ordinaria. Certo, non è bello che il calcio vada da un'altra parte, però purtroppo è quello che sta succedendo. Questo, voglio dire, indipendentemente, quando è scoppiato il caso, chiaramente abbiamo sempre invitato, no, a fare questo tipo di ragionamento, cercando di togliere il Napoli e la Juventus, che indubbiamente, no, creavano... Per avere un'obiettività maggiore. Devo dire che proprio queste ultime vicende hanno dimostrato che il calcio, come avevamo detto anche a suo tempo, non può essere soggetto a una ASL rispetto a un'altra, se vuole continuare a giocare. Però e deve quindi... anche capire non è un privilegiato il calcio. No, questo no, però... Calcio... Però di fatto lo è, direttore. Non è un privilegiato. Il protocollo del CTS privilegia il calciatore rispetto al cittadino. È un accordo tra Stato e il calcio. Per cui è già il fatto è che fai il tampone ogni tre giorni è un compromesso. Però il calcio deve mettersi nell'ottica che non sono i più figli del bigoncio. Le dichiarazioni che ha fatto Ronaldo sono fuori luogo. Esatto. Se riferisce a quello. Invece Ibrahimovic ha avuto un altro atteggiamento. Ma non solo Ronaldo, il commissario tecnico della nazionale, ci fermiamo alle dichiarazioni. Ma è proprio un modo di comportamento. Gli stessi giocatori, io lo dissi in collegamento da casa, gli stessi giocatori devono capire che, appunto, avendo, diciamo, un privilegio, perché l'industria del calcio porta un sacco di soldi, non si può fermare, è anche un modo per distrarci in questo momento difficile, però avendo un privilegio devono anche loro comportarsi in una determinata maniera. Questo non c'è dubbio. Devono essere, ma questo però purtroppo non è avvenuto né a Napoli né a Torino né a Roma, diciamo, no, non è che devono essere l'esempio, proprio si devono comportare. Devono fare una sorta di lockdown, di vivere come se fossero in zona rossa. Casa, lavoro. Però... Perché poi non si incontrano solo tra di loro, ma incontrano anche delle altre persone che non sono dei privilegiati come loro, perché per fare una trasferta incontrano un autista, una hostess, qualcuno che li ospita in un albergo. Queste persone vanno tutelate. L'ASL voleva tutelare queste persone qua. Che se ne dica. Però, diciamo... Al di là di tutto, siamo tutti d'accordo che il calcio non è un'isola felice o non è un'isola privilegiata, però anche questo paese, indipendentemente dai colori e dai pensieri, si deve decidere se vuole che il calcio continui oppure no, perché se no giriamo sempre in tondo. La verità è una, che le ASL hanno tutto il diritto e dovere di fare il loro lavoro, ma in un caso come quello del calcio, nel momento in cui c'è un protocollo siglato dalla federazione con lo Stato, cioè con il governo, con un ministro, poi non può essere cambiare ogni volta le carte in tavola. Io credo che anche gli episodi legati ai giocatori che vanno o non vanno in nazionale rientrano nel discorso che il campionato non può essere uguale, perché io che non mando i miei giocatori in nazionale non solo non rischiano, diciamo, coi viaggi, si allenano tutta la settimana con la squadra, rispetto a un'altra squadra che invece i giocatori li ha mandati via tutti. Cioè, quindi dobbiamo anche su questo avere... ci vuole massima trasparenza. Trasparenza e coerenza. Perché sennò veramente passi per il privilegiato di tutti. E soprattutto io credo anche coerenza di chi ha il potere e il dovere di governare e di decidere per questo paese. Perché non si può poi dire...
una volta una cosa, una volta un'altra, quando fa comodo il calcio è bello, quando però non fa comodo il calcio vive, è bello. Però il calcio non vive sulla luna, perché di caos in questa storia, certo, in questa storia del Covid, non sto parlando di calcio, sto parlando in generale. Cioè, beato chi ci ha capito qualcosa. Assolutamente, tra è vero. Zone rosse, zone gialle, zone arancioni, una volta entri, oggi sì, domani no. Poi ci sono le file, ma i dati dicono un'altra cosa. Cioè, è un paese arlecchino dove uno si barcamena e appunto un TAR della stessa regione dice una cosa, quell'altro 200 km dice un'altra. Questo è ci vuole uniformità e coerenza. Massimo, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo soltanto dire che è un caos totale. Io, ma non per essere partigiano, però sono sempre curioso poi di leggere la decisione della Procura della Repubblica di Torino, perché ordinò ai giocatori della Juventus di rimanere nella bolla a Torino e alcuni di loro, tra cui incredibilmente Buffon, che abita stesso a Torino, decisero di tornarsene chi a casa e chi invece di andare in nazionale, tra cui c'era appunto Cristiano Ronaldo. Tra i vari elementi che forse potrebbero incidere e positivamente, mi auguro chiaramente per il Napoli, su questa decisione, chissà, anche la questione dell'aereo del Napoli che doveva portare la squadra a Bologna, che ha avuto dei problemi l'altro giorno, la squadra dunque è dovuta partire ieri mattina, ha dimostrato che una partenza da Napoli per un'altra città il giorno stesso della partita è comunque una cosa fattibile, eventualità che il giudice sportivo invece aveva escluso, mostrando così a suo diciamo nel suo intendimento era quello di dimostrare la mancanza di volontà da parte del Napoli. Il CONI non rivede con una visione più ampia, no? La sentenza, andando poi davanti alla giustizia amministrativa. Ah, lì è la fine. Al TAR sì, diventa... certo. È la fine, non solo, ma il TAR poi sarà chiamato a giudicare probabilmente tra il prevalere di una norma sull'altra. Infatti, secondo e quindi, quindi a quel punto... se uno dovesse fare una soluzione salomonica, diciamo, dovrebbe esserci probabilmente, far rigiocare sicuramente la partita, togliere il 3-0 tavolino, però il Napoli potrebbe rischiare qualcosa per violazione del protocollo. Esatto, quindi della... quella sarebbe tutta, adesso lo dico contro il tifo napoletano, perché comunque i napoletani sperano che il Napoli ne esca andando a rigiocare senza niente, senza punti di penalizzazione. Però quello comunque sarebbe anche un segnale importante nei confronti di tutte le altre squadre, che non si può più sgarrare con i comportamenti, che si deve andare nei laboratori giusti, che i giocatori che sono nei privati, lo ripeto, devono avere un atteggiamento responsabile. E lo devono fare per davvero. Questo purtroppo è un anno particolare, facciamo tutti dei sacrifici, lo possono fare anche loro. Non c'è dubbio, io comunque la vedo come te su quella che potrebbe essere lo scenario. Si rigioca la partita, penalizzazione per il calcio. Il calcio è uno sport, no? Abbiamo decine di migliaia di malati, centinaia di morti ogni giorno. E un governo che raccomanda quello che bisognerebbe fare o meno? Regole. Bravo. Ci vogliono regole. Perché le raccomandazioni. Questo non è un momento. Quando muoiono centinaia di persone al giorno, le raccomandazioni, ma le puoi avere per tuo figlio, per un tuo familiare, no per 60 milioni di persone. Cosa vuole dire? Mi raccomando, fate questo, mi raccomando, non andate qua, mi raccomando, non andate là. No, mettete delle regole. Punto. Quando c'è una regola. Le regole ci sono e vanno rispettate. Basta. Se no, è tanto semplice. Bravo, credo che questo sia stato il modo migliore per chiudere questo argomento. Vai, vai alla conclusione. Sì, dobbiamo tirare le somme del sondaggio, sicuramente. Sì. Tiriamo queste somme. Perché l'abbiamo lanciato sulla nostra app del Bello del Calcio, che tra l'altro vi può far compagnia tutta la settimana, anzi per due settimane, perché noi saremo in sosta campionato. Sei pronto? Sì, sono assolutamente pronto. Mi dispiace. Nato pronto. Mi dispiace per Massimo D'Alessandro, ma i tifosi del Napoli per il 76% dicono che questo Napoli è pronto a vincere lo scudetto. È da scudetto. Io l'ho detto prima di tutti. Scusa, ti prometto. Io sto zitto. Io sto zitto. No, no.
Claudia, lo parla dico tu. Io, guarda, qui vero. Non siamo a tribune elettorale. Era seduto su quella sedia, al bello del calcio, su quella sedia dove adesso il direttore... Ha detto adesso, prima di tornare... È diverso, no, non ho cambiato idea, è diverso dire che deve vincere lo scudetto. Quelli che devono sono altre squadre, hanno le maglie a strisce. Davvero, no, ma il primo che ha detto il Napoli è da, questo Napoli è da scudetto. Allora il Napoli può lottare per lo scudetto, è assai diverso. E deve competere per lo scudetto. Cioè, però io deve la differenza non l'ho mica capita. No, deve vincere. Se può competere, deve credere di vincere. Io la differenza non l'ho mica capita. Cioè, tu hai detto che può competere per lo scudetto. Il Napoli ha le potenzialità per lottare per lo scudetto, ma non ha un obbligo morale. No, chi l'ha detto? Si sta facendo la supercar. Ma scusa, però Max, chi è che va in campo per non vincere? Appunto, ma voi che i giocatori potevano. Ma voi che i giocatori abbiano il Napoli poteva battere il Bologna, Massimo, il Napoli poteva battere Bologna, sì. Quindi doveva batterlo. Massimo, io te l'ho detto io subito a te, la differenza è tutta lì. Posso aggiungere solo una cosa, che visto che adesso c'è la sosta, no Massimo? Quindi hanno due settimane per poter rispondere alle cose che ha detto Massimo D'Alessandro attraverso la nostra app, il bello del calcio ufficiale. Avete il dovere di devono. Profilo basso. Allora, datemi la possibilità di salutare e ringraziare Aurelio Baiano per tutti questi gioielli, per Alessandro Legora che mi veste tutti i lunedì qui al bello del calcio. Dobbiamo subito dopo fare un promo, penso, ma dopo il programma che finiamo, però noi ci dobbiamo ricordare, invece dobbiamo ricordare i nostri appuntamenti, perché noi torniamo tra due settimane, certo. Mentre giochiamo d'anticipo il 19 novembre, quindi giocheremo d'anticipo il prossimo match contro il Milan. Napoli-Milan, giovedì mattino, però mattina, scusate, non potete perdervi l'appuntamento del mattino, Football Team. E poi seguite tutto il palinsesto naturalmente di canale 21, acquistate i giornali, seguiteci sull'app, insomma noi cerchiamo in qualche modo di stare sempre insieme agli appassionati di calcio. Detto questo, salutiamo prima il nostro parterre e poi andiamo dalla Enzo Marino Band. Grazie a Sebino Nela. Grazie a voi. Buonasera. Roberto Rambaudi. Buonasera. Ciccio Marolda. Adriano Bacconi. Ciao. Il direttore Monga. E poi Massimo D'Alessandro. Buona Gennaro serata. Arcaia. Buona Rita. Serata. Fabiana. Tutti i nostri sponsor. Zannone, Saggi, Phil Neofit. Quindi gioiabolletta.it c'è. Quindi Claudia poteva salutare i nostri ospiti e quindi hai dovuto salutare i nostri ospiti. Massimo Caputi! Claudia Mercurio!